Benvenuti al secondo appuntamento di Alter Ego del Web in compagnia dell'avvocato Massimo Medica. Tratteremo dell'argomento cyber squatting e furti di identità. Alter Ego del Web è un progetto che nasce in seno all'associazione Soccorso Legale, che ha come punto nevralgico l'incontro tra vari professionisti, non solo del settore forense, quindi avvocati, ma anche psicologi, commercialisti. Il nostro obiettivo è quello di creare una sinergia tra queste tre professioni al fine di essere quanto più d'aiuto al cliente finale. Quindi ciascuna materia riteniamo che non sia affrontabile soltanto da un punto di vista del diritto o solo dal punto di vista degli psicologi, per cui cerchiamo di mettere in relazione queste figure al fine, ultimo appunto, di affrontare nel miglior dei modi, sotto tanti aspetti, la questione. L'associazione è nata 2 mesi fa all'interno di un progetto della Regione Puglia e ha sede tra Martina Franca e Lecce. In questo periodo, durante tutta la durata del percorso Alter Ego del Web, sarà possibile associarsi alla stessa usufruendo appunto di piccoli sconti proprio per creare e avvicinare gli psicologi, gli avvocati e i commercialisti in questo cammino che proveremo a fare insieme. Oggi affronteremo un primo dei moduli di diritto, quindi cyber squatting e furti di identità, insieme appunto all'avvocato Massimo Medica. Io mi ero preparata una piccola introduzione che lui mi dice: no, non si fa, presentami come Massimo, ma non posso io limitarmi a dire soltanto Massimo. Naturalmente sarebbe riduttivo dire avvocato cassazionista del Foro di Milano, è uno dei pionieri, fautori di tante novità che adesso stiamo, anche noi come professionisti, ci stiamo approcciando, dal processo civile telematico alla firma digitale e quant'altro, quindi il colpevole ce l'abbiamo qui. In realtà il progetto ideato da lui era molto più effettivamente studiato, armonico rispetto a quello che oggi ci troviamo ad affrontare. È presidente dell'associazione Innovatori sin dal 2008 e fa parte di un componente della Commissione Europea delle Nuove Tecnologie del Diritto a Bruxelles, nonché docente di informatica giuridica presso l'Istituto Giustino Fortunato, una università privata. Affronteremo in questi, naturalmente il curriculum sarebbe lunghissimo, però già van via tutti. Sì, ecco, sì. A questo punto mi fermo, lascio la parola all'avvocato Massimo Medica, che inizierà ad affrontare tra oggi e domani una serie di tematiche legate al mondo del diritto e delle nuove tecnologie applicate poi al mondo della giurisprudenza e del diritto. Grazie. Grazie a te. No, tanto ce l'ho. Allora, buonasera, innanzitutto grazie di essere qui ad accogliermi, perché la giornata è calda e sicuramente il mare splendido che avete qui nel Salento tira molto più di me. Io vi parlerò invece dell'oceano del web, un oceano inquinato, non perché le macchine siano anetiche, ma perché c'è il fattore umano che riesce a distruggere tutto. Abbiamo 4 ore oggi e 4 domani, pochi sopravviveranno. Oggi parleremo essenzialmente rispettiamo il programma, due cose su che cos'è internet, parleremo di identità digitale, come per gli avvocati, quando viene un cliente che si lamenta perché la sua immagine è stata violata sul web, come attivarsi in prima istanza per tutelare i suoi diritti, per difenderlo. E dopodiché parleremo di processo civile telematico, perché pare che vada di moda. Io me ne occupo dal 2000 di questo, per me è vecchio stramorto, però adesso va di moda e ci occuperemo anche di questo. Domani invece, per chi resisterà, ci occuperemo invece di web e politica e di reati informatici. Non li commetteremo qui, però magari vi farò fare una sintesi. E cercherò poi di portare un po' di esperienza. Innanzitutto, bravi e coraggiosi gli organizzatori, perché non è facile. Io lo dicevo prima venendo qui, organizzai un convegno sulla firma digitale nel 2000, riuscii a spostare i maggiori esperti di questa materia, erano in 6 e c'erano 2 dall'altra parte. Uno era il mio collega di studio,
che avevo retribuito, e l'altro è il mio Dominus che disse: io vengo i primi 5 minuti, tanto sarà un fiasco e vado via. È uno, sempre un Dominus che mi ha molto incentivato. E allora, velocemente, il sommario di oggi l'ho detto, però magari, ecco, internet cos'è, come funziona, chi siamo online, cosa facciamo online, come tutelare un diritto, e poi il PCT, ve l'avevo già anticipato. Questo sono tenuto a farlo perché siamo in uno studio legale e dobbiamo tirare anche l'acqua al nostro mulino. Noi siamo il Melica Scandalin & Partners, abbiamo le sedi che vedete, quindi ci occupiamo soltanto di diritto applicato alle nuove tecnologie. Sapete fare altro? No. Io mi hanno tamponato la macchina, sono andato all'ordine a chiedere: c'è un avvocato che mi può fare tutelare, perché non so proprio come si fa. Come impiegheremo il nostro tempo oggi? Il mio scopo qual è? Sono 21 anni che mi occupo soltanto di questa materia, quindi cercherò di trasmettervi quella che è la mia esperienza, che magari è esperienza anche molto pratica, non trovo in libri di testo, di dottrina o in giurisprudenza determinate soluzioni, però magari, ecco, durante il discorso usciranno, farò un cenno per togliere online dallo streaming, così mi salvo anche la faccia. Parleremo di norme, sempre sotto il profilo pratico applicativo. Una cosa che odiavo era andare in un convegno e sentirmi i commenti degli articoli. Cioè, se avessi voluto sentire questo, stavo a casa mia e me lo sarei letto. Se venire qua a sentirmi uno che mi legge l'articolo, mi dà noia. Analizzeremo alcune condotte illecite online, che saranno tantissime, e quello che io cercherò di trasmettervi principalmente è sviluppare una cultura digitale. Oggi c'è questo equivoco. Mio figlio sa usare un computer, è bravissimo, a 6 anni usa il computer benissimo. Sì, è un imbecille digitale, perché non sa quella che è la genesi del perché usiamo questa macchina e quindi non ha cultura digitale. Se voi prendete le scimmie e gli date un iPad davanti, dopo una giornata loro muovono lo schermo, perché sono dei primati, sono delle scimmie. Lo stesso quando io vado a casa di amici, siccome sanno che mi occupo di questa materia, prima di cena mi fanno vedere il bambino che dice: guarda com'è bravo, come usi il computer. Il bambino ha 3 anni e ancora non ha imparato a martellare sul computer. Io provo a insegnarglielo, però glielo tolgono prima che si rompa, e lui sposta queste slide e tutti gridano: che bello, che bello. Imbecilli i genitori e imbecilli anche i bambini del futuro, se non hanno cultura al digitale. Capiremo come affrontare un'attività sul web valutando la responsabilità dei soggetti coinvolti, perché è veramente complessa. Sempre venendo qui, dice: ma non potevi venire direttamente, invece fai tutte queste cose. Ho fatto Bancomat. Allora io la prima domanda che vi pongo: l'operazione al Bancomat è un'operazione sincrona o asincrona sotto i profili giuridici ed economici? Non fate la corsa per uscire. Qualcuno... Tanto sono due, o dice asincrona e la giustifica, o asincrona e la giustifica. Però non vorrei rovinare il vostro sonno, date un cenno di vita. 1, 2, 3 stella? È un'operazione asincrona. Perché? È sincrona perché voi ricevete il denaro, ma è asincrona per quanto riguarda la contabilità, il rapporto economico tra voi e la banca. Ed è questo molto importante saperlo, perché determinati tipi di operazioni che voi fate il lunedì mattina, che però vengono imputate il venerdì, possono cambiare l'assetto del vostro conto corrente. È anche importante sapere quanti soggetti sono dietro quell'operazione del Bancomat. Voi direte 2, io e la banca. No, sono almeno 11 soggetti. E se un'operazione va male, a chi è che va imputata una determinata responsabilità? La cosa bella del diritto applicato alle nuove tecnologie è che io non so esattamente nulla di ciò che mi potrà capitare dopodomani. Ho una vaga idea di alcune pratiche che mi sono occupato nel passato. Il defacement di un sito. C'erano fascicoli interi sul defacement. Che vuol dire? Che ognuno metteva il proprio sito, arrivava il burlone e cambiava, defacciava quell'immagine, quel sito, con un'altra.
Magari c'era il sito della cultura e uno ci metteva, che è capitato, ci pubblicava le foto di Mona Pozzi, che era sempre cultura, però non quella che il titolare del sito voleva dare. Adesso sono dei reati un po' come il furto del bestiame, che sono spariti. Ma non perché? Perché la tecnologia si è rinforzata e quindi entrare su un sito è un più difficile rispetto al passato, dove praticamente si metteva un indirizzo IP, quattro regolette scritte in DOS e si riusciva a entrare. Parleremo di web reputation. Io immagino che ognuno di voi abbia un profilo su Facebook, su un social network in generale. Ce l'avete? Qualcuno ha detto no, qualcuno ha detto sì, però molte cose saranno prese dai social network, quindi vedremo anche qual è l'elemento di idiozia che spingono un utente di internet a pubblicare determinate cose. Quindi parleremo di web reputation, di identità digitale, di bufale, di truffe, di politica, di economia, di PCT e tanto altro ancora. Chi sono? Sono avvocato, insegno, dal 90 ho iniziato a occuparmi di tecnologia, non perché fossi bravo, ma perché nessun altro se ne voleva occupare. E all'epoca si discuteva di carte di credito e bancomat, ma proviamo un attimino, se ne parla tanto, vediamo cosa sono. E dal 2000 in poi ho partecipato a tutti gli studi, ai tavoli di ministeriali, PEC, firma digitale, CPA, CPT, i government, i procurement, me ne sono sempre occupato. E non è colpa mia se non funziona nulla, perché poi all'estero me ne sono occupato, però funziona. Ho scritto il codice privacy, e qua normalmente mi lanciano pomodori, banane, perché secondo me il codice sarebbe stato perfetto se ci fossimo limitati al primo articolo, primo comma. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Purtroppo eravamo lì, ne abbiamo fatti altri 183, mi pare, 179, insomma abbiamo rovinato tutto, abbiamo fatto un macello. Ho scritto altre cose, e niente, responsabile, altre cose. Le cose più divertenti è che ho un blog, sono un blogger anche se non so cosa bene voglia dire sotto il profilo giuridico, però dico che chi scrive c'ha un blog, io c'ho il blog, si chiama Sotto un cielo di bit, il nome è stato dato in una community online, promuovo l'agenda digitale italiana, adesso suggerisco di comprare una Moleskine e di prendere appunti con la penna, con la matita, magari si fa prima. Ho scritto per Fanpage, che è una rivista di 500.000 lettori al giorno. Ho scritto per Blog Live e adesso faccio di tutto per evitare l'Huffington Post, con cui ho un contratto, però il lavoro non mi crea il tempo per scriverci, quindi sto cercando in tutti i modi le scuse. Dovrei iniziare. E sono presente su tutti i principali social network, quindi ora sapete come evitarmi. Detto questo, bravi, complimenti, e poniamo le basi per internet, il microfono. E quando io non so cosa rispondere a delle domande molto difficili, ho il mio gruppo di esperti. Adesso condivido con voi, perché se io vi dovessi dire che cos'è internet, è un pochino difficile. Allora. Una specie di vocabolario. È una grande catena. È una specie di cervello dove ci sono tante parti, una parte è tutta per i giochi, una parte è tutta per scrivere. Per me internet è, come dire, una sorta di svago. Costa tanto internet. Bisogna anche pagare se viene il tecnico. E puoi trovare tante cose, tante risposte alle tue domande. Se uno ha dei dubbi può andare su internet e si può risolvere. Che cos'è internet? Noi abbiamo iniziato male quando abbiamo iniziato a dare delle definizioni per internet, perché in maniera molto romantica ci siamo basati su un scritto di Gibson dove parla di cyberspazio. Questo ha portato che noi per anni abbiamo vissuto nell'equivoco che internet fosse un mondo a parte, il sesto continente.
in modo più, in epoca più recente, il premio Nobel per la pace ad internet. Abbiamo veramente, eppure non facciamo uso di sostanze stupefacenti, però ci siamo inventati le peggio cose, perché nasce da un equivoco internet, non siamo stati in grado di dire all'inizio che cos'è. In realtà internet è un banalissimo strumento di comunicazione. Strumento di comunicazione come oggi abbiamo avuto i giornali. Chiaramente non possiamo pensare che l'imperfezione della società, una volta portata all'interno di internet, diventi perfetta. Perché già i giornali, lo stesso giorno, pubblicano: due alani dilaniano il vicino di casa gravissimo. L'Adige, aggredito e sbranato da tre alani inferociti, e sotto, aggredito da quattro alani del vicino e in prognosi riservata. La notizia è la stessa. Però, cioè, internet è quello che è pericoloso. Ma non è un caso isolato. Cinque intossicati in ascensore, sei intossicati nell'ascensore del Park Garibaldi, sette persone intossicate nell'ascensore, mistero lungo le mura. Perché vendi di più se c'è un mistero. Però quando andiamo su internet diciamo: perché troviamo le notizie false o non precise? Capiremo anche più avanti, nel corso di queste prossime 7 ore e 30, mezz'ora è già andata, il perché poi troviamo notizie false. E allora, i sette oceani del diritto. Oggi non andiamo tra Castro, Santa Cesaria, Porto, Miggiano, Uggiano, queste cose bellissime, queste Gallipoli, ma vi porto nell'oceano del web. Il primo è il diritto di accesso alla rete. Se ne parla tantissimo, anche qui equivoci. Il diritto di accesso alla rete. Tutti i cittadini, tutte le persone hanno diritto di accedere ad internet. È vero. Perché? Perché è il megafono del proprio pensiero, ampliano la propria voce, possono dialogare con le persone, possono informarsi, possono fare... Quindi c'è un diritto di accesso alla rete. Questo è un diritto che comunque deve essere garantito in tutti i paesi in cui vengono garantite le libertà civili. Noi troviamo un diritto d'accesso alla rete abbastanza, se non strettamente codificato, abbastanza garantito. Libertà di espressione. Posso su internet esprimermi? Sì. Chiaramente lo stesso vale se mi esprimo in questa stanza piuttosto che su un giornale, piuttosto su un muro, per strada, magari ecco, devo fare attenzione affinché non vada a violare le libertà altrui. Questo è un altro oceano, molto, considerate che, e non lo facciamo in questa sede, però ogni oceano merita 150 ore di approfondimento, perché ce n'è molto di più, cioè c'è tanto da dire. Comunque libertà di espressione, sacrosanto, cosa posso dire, cosa posso fare, poi abbiamo i codici deontologici, ma cosa, ecco, sono tenuto a dire sempre la verità o la mia libertà di espressione mi permette, proprio perché libertà, anche di dire il complotto che i rettiliani tramano su internet per conoscere i nostri dati. Qualcuno ha sorriso, però io ho parlato veramente ad alcuni convegni che poi si avvicina e dice: avvocato, però io l'ho difesa. Ho fatto: da come? E poi tira una scatoletta, dice: questa l'ho comprata nel deep web e serve per distrarre i rettiliani, non si preoccupi, c'ero io. E queste persone ci credono. Ora, il deep web, apro e chiudo la parentesi, è un internet che è molto, molto, molto più grande dell'internet conosciuto, che usa dei protocolli diversi di connessione e quindi voi trovate di tutto e di più. Potete acquistare tranquillamente droga, potete acquistare armi, potete acquistare organi, potete scrivere e dire le peggio cose, è un po'. E il deep web è la punta dell'iceberg. O meglio, l'internet che conosciamo noi, Facebook, 1 miliardo di persone connesse, 5 miliardi che usano YouTube, è la punta dell'iceberg. Il resto è il deep web. Libertà di espressione, diritto d'autore, è importantissimo. Sino a che gli strumenti erano controllati, noi il diritto d'autore eravamo in grado di controllarlo.
Immaginate che in passato, quando un papa volle, allora non mi ricordo bene l'anno, però considerate molto vecchio, parecchi anni fa, c'era un canto che veniva cantato soltanto nell'occasione di Pasqua. E lo spartito era segretato dal Papa, che ogni volta lo apriva, lo dava a chi lo doveva poi cantare durante quell'occasione, e poi si riprendeva lo spartito e, se poteva, faceva fuori chi aveva cantato, altrimenti lo teneva però controllato per l'anno dopo. Sino a che arrivò Beethoven, che lo ascoltò una volta e lo replicò, perché aveva questo talento, lo replicò. Quindi da quel momento è venuto meno un segreto industriale, un diritto d'autore detenuto su quel determinato su quella determinata melodia. La stessa cosa chiaramente con il web, venendo meno alcuni strumenti di tutela e di conservazione del diritto, il diritto d'autore si è aperto e quindi sono nate nuove problematiche. E-commerce è di tutto e di più. Quest'anno dovremo superare gli 8 miliardi di dollari in e-commerce, quindi ormai comprare su un portale è molto più facile che andare perché ormai le consegne arrivano 24-48 ore. In studio, quando compriamo da un determinato fornitore, la consegna è in 8 ore. A Roma in 24, cioè il giorno successivo. I tempi si stanno riducendo. Questo cosa comporta? Uno sviluppo del mercato, ma anche un riequilibrio sociale, perché sicuramente se si sposta tutto sull'online, qualcosa bisognerà inventare per invece i centri, i negozianti che sono a portata di marciapiede. Sull'e-commerce il diritto si è sbizzarrito. Le cose più assurde di questo mondo. Pronunce di un giudice di pace che il click corrisponde a una firma, dal contratto misto. Ecco, se vi dovessi dire qual è il contratto cibernetico, voi un esempio di contratto cibernetico che fate un sacco di volte, fate spessissimo, un contratto cibernetico. Ora io devo prendere fiato, quindi parlate voi. Perfetto, perfetto. Questa è una risposta. La ricarica telefonica è un contratto cibernetico. È un contratto cibernetico anche l'acquisto di un biglietto viaggio. Chiaramente la responsabilità dell'agente software intelligente, dell'algoritmo in carico della piattaforma che vende il bene, è a carico del soggetto che pone in vendita il bene stesso, che poi si dovrà andare a cautelare con il programmatore, lo sviluppatore, con i vari soggetti che concorrono per l'attività del servizio stesso, quindi il raggiungimento online del servizio. Tutto questo poi è pane per gli avvocati, che dovranno andare a regolare i rapporti contrattuali tra tutti questi soggetti. E il contratto misto qual è? Un contratto online che può essere anche cibernetico, però poi diventa misto. No? Contratto misto è quando, l'avete detto fino adesso, la polizza è un contratto misto, la ricarica telefonica è un contratto diretto, perché io ho subito il trasferimento della cifra sul mio... Un libro, quando io compro un libro è un contratto misto, perché io agisco sì online, però poi devo aspettare che riceva il bene in casa. Quello presuppone altri tipi di responsabilità. La logistica, lo spedizioniere arriverà sano, tutto quanto. Quindi l'e-commerce è quello che per noi... siete avvocati? Siete tutti? Chi ha detto no che sono felice? Cosa sei? Accidenti, è un po' difficile, eh? Non mi prendi per matto. Ok, e-government. E-government, semplificando, è una forma di e-commerce tra la pubblica amministrazione, quindi un governo, una PA, e il cittadino.
anziché vendere il libro, anziché vendere il cavo per il computer, io vendo servizi, che possono essere a titolo oneroso, a servizio o a titolo gratuito. Tutto ciò che rientra come servizi erogati dal governo, dallo Stato, dalla pubblica amministrazione, rientra come e-government. Riflessione. Come mai io a Bologna, per cambiare residenza, arrivando da un'altra città, ci impiego 40 minuti e invece nella città mia di provenienza ci mettevano 3 mesi? Perché a Bologna c'è da anni Iperbole che permette che quando io vado allo sportello e dichiaro di voler cambiare residenza, l'operatrice mi dice: c'è qualcuno in casa perché dobbiamo andare il vigile per fare l'accesso? Sì, al vigile arriva sull'apparecchio la segnalazione, citofono: abita qui Massimo Melica? Sì. Bene, sono il vigile, ha controllato, risponde, io là in 40 minuti ho ottenuto tutto. È semplificazione per ottenere dei servizi che non devo passarci la vita in coda a fare altro. Lo stesso quando si va all'estero, pagamento dei parcheggi, prenotazione, qualunque cosa. Stiamo arrivando? Sì, purtroppo arriviamo un po' lentamente, perché quando andiamo invece all'estero vediamo che sono molto più avanti, però la buona volontà ce l'abbiamo, fin dei conti che ci manca. Privacy e riservatezza. C'è un detto che dice: il computer più sicuro è il computer acquistato dal negozio, non aperto e non acceso. Nel momento che io accendo quel computer, automaticamente io ho già rinunciato a una porzione di sicurezza, soltanto per averlo acceso. Io ricordo che nel 2001-2002 le intercettazioni telematiche non si facevano per telematica, si facevano con particolari apparecchiature che monitoravano la frequenza del monitor e riproducevano ciò che il monitor visualizzava su un altro monitor. E lì era l'imbarazzo, perché poi dal magistrato come lo andavi a spiegare che non era intercettazione fonica, non era telematica, ma era di un problema giuridico. Immaginate questo, che un magistrato anni fa disse: ah, va bene, faccio il provvedimento. 2 giorni dopo scrisse provvedimento scritto in grande: sequestro la rete internet, punto. Si comanda. E io l'ho preso e dissi: bene, senti, all'epoca era Bush, dissi, oh, io non c'ho il coraggio di dirglielo, vai te a Bush a dirgli che gli abbiamo sequestrato internet, però c'era, capitava di tutto e di più. Quindi privacy e riservatezza: nel momento che noi ci esponiamo in una piazza, perdiamo indubbiamente un carattere di privacy e di riservatezza. Immaginate se lo facciamo in uno stadio davanti a 60-70.000 spettatori, immaginate se lo facciamo sul web davanti a milioni di spettatori. Se siamo coscienti prima, sappiamo come comportarci dopo. Se diciamo: io mi faccio un profilo su Facebook, e poi lo vedremo più avanti con dei casi concreti, e pubblico questo di più, poi mi hanno guardato. Bravo. Ultimo, reati informatici. Domani lo vedremo meglio. I reati informatici sono una cosa divertentissima, perché ci sono i reati, quelli seri, e poi ci sono i reati che fa la casalinga del Mugello, che non è una battuta, ma veramente io sono andato a Mugello perché il nostro cliente, che è un distributore distributore italiano, proprio grande distribuzione, aveva notato che in un particolare fascia di supermercati c'era un abbassamento degli incassi. In effetti un gruppo di casalinghe aveva trovato una soluzione, poi ve lo dirò più avanti. Così chi vuole andare via dice: non va via perché devo sentire. E allora, cominciamo come funziona il web. Anche qui io prendo fiato e magari sentiamo gli esperti. Mi pare che sia questo. Ragazzi, punto. No. www. Ah sì, questo qua va. Ragazzi, punto. www.pazzolivo.it. www.minimouse.it. www.giochiperbambini.it. www.animalpiu.it. www.alla scoperta.it.
www.riccioliribelli.it www.scuolaweb.it. Questa è l'amore della maestra. scuolasantagonda.it www.amicipersempre www.iragazzidellaquartac.it. È fondamentale. Gli esperti ci hanno detto una cosa importantissima, che il nome sul web è importantissimo. A me è capitato una cosa abbastanza strana, che, cioè non più strana, siccome veramente io non so di cosa mi occuperò dopodomani, adesso dei genitori un po' in vista, oppure anche semplici cittadini, insomma, che non hanno che non sono very important person, mi iniziano a chiedere, nasce il bambino? Avvocato, voi vi occupate per la registrazione del dominio? Perché? Ma guarda, il bambino non possiamo intestare a lui finché non avrà 18 anni, magari ecco, è diseducativo che lo usi. No, lo voglio conservare perché sino a che lui arriva a 18 anni, non si sa mai. E quindi noi abbiamo registrato dei nomi e dei cognomi che abbiamo fatto un contratto, quindi comunque fatturiamo, siamo contenti, dove abbiamo il rinnovo automatico da qui 18 anni e poi alla fine dovremo dare e consegnare, che i genitori non sono molto esperti, il nome www al bambino, quel.it.org.com.net e tutto quanto, perché oggi avere la presenza online è fondamentale. Internet è uno strumento giovane. Non ha, da poco ha compiuto 25 anni, può votare al Senato. Però è talmente giovane, ma immaginate cosa sarà fra 20, 30, 40 anni. I problemi poi ci sono. Ci sono perché non è che è proprio una risorsa infinita, per quanto grande. E allora, questa era in programma, quindi la si fa veloce, perché tanto non ve la ricorderete, però qualche punto magari lo sottolineiamo perché è importante. Internet nasce come progetto militare. Nel 57 noi non eravamo nati e l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti si combattevano con il progresso. Quindi uno lanciava una scimmietta, un cane in orbita e l'altro rispondeva con un'agenzia per... un'agenzia per il controllo delle informazioni. Internet nasce perché c'era la paura di un attacco nucleare. Hiroshima, immaginate che era ancora molto vicino come ricordo, e quindi totale distruzione. La cosa in guerra, ce l'insegna l'arte della guerra, la comunicazione è fondamentale. Se io riesco a bloccare la comunicazione del nemico, al 50% ho vinto la guerra. Quindi era importante. Lo scopo degli americani qual era? Se qua dovesse esserci un attacco, dobbiamo continuare a parlarci in qualche modo. Da qui nasce, finanziato dal governo come progetto militare, nasce Internet. E questo poi ha provocato delle diatribe allucinanti. Io mi ricordo alla Italian Cyberspace Law Conference del 2001, me lo ricordo perché era da poco l'attentato alle Torri Gemelle, una lite furibonda fra studiosi che realmente sarebbero arrivati alle mani benissimo, perché uno diceva che era un progetto militare e l'altro diceva che era un progetto universitario. In effetti avevano ragione quasi tutte e due, però si arrivava a discutere su queste cose molto che all'epoca contavano, perché chiaramente eravamo molto vicini al momento alla deadline del web e quindi ognuno voleva dare l'interpretazione sua. Qui lo dico e qui lo nego. Nel 92 io scrissi una demenza sull'apertura di un'email, ipotizzando che mai e poi mai qualcuno avrebbe aperto un'email col nome di un altro. Due giorni dopo che fu pubblicata, tutti avevano Topolino, Pippo, Pluto, Giulio Cesare, però io avevo ipotizzato, perché lungimirante, che nessuno si sarebbe mai azzardato ad aprire una mail con altro nome.
Sempre a livello militare nasce poi ARPANET e poi passa in mano all'università. All'università poi al suo sviluppo. Perché? E qua è importante avere una nozione di cultura digitale. Siamo nel 69, nelle università americane c'era molto razzismo, nelle università arrivavano i primi asiatici molto colti e molto più bravi in materie matematiche, però non parlavano con i loro colleghi, si scambiavano informazioni attraverso quelli che potevano essere i computer, senza sapere dall'altra parte chi ci fosse. Era la base del web, la condivisione dei saperi e della conoscenza. A me dall'altra parte non mi interessa se sei occhio a mandorla, bianco, giallo, rosso, donna, uomo, a me interessa, c'ho questo problema, chiedo aiuto. Dall'altra parte della rete, all'epoca erano 4 punti, 5 punti, ci sarà qualcuno, mi dà una soluzione come risolverla, io ho fatto il mio. Questo è qualcosa che adesso si è assopito. La gente usa internet e non sa come sia nato. Noi seguiamo una catena sempre di distribuzione, un'altra di prodotti tecnologici, e parlando con i responsabili ci raccontiamo aneddoti che capitano a me nella professione e loro sul lavoro. Nel 2008 è capitato più di una volta che un cliente andasse e dicesse: io voglio un computer con Facebook. Il commesso: con internet? No, non voglio spendere molto, con Facebook. Perché in pratica Facebook, con tutta la sua problematica, ha portato la semplicità d'uso, è una kill application, cioè la gente dice: non so se c'è internet, io voglio Facebook perché tutti ne parlano. Anche lì mancanza di cultura. E quindi le prime università nel 69 sono state collegate, gli studenti l'hanno usato, nel 71 vedete in alto una mappa abbastanza minuta che collegava le università principali da costa est e ovest, e dopo è iniziato ad allargarsi. Allargarsi cosa permette alle persone di dialogare tramite un computer? Non la lingua, ma dei protocolli trasmissivi. I protocolli trasmissivi sono qualcosa che noi, che non studiamo matematica e informatica, sono dei numeri che messi in sequenza vengono codificati, decodificati dalle macchine e danno determinati risultati. Ricordatevi, tutto ciò che voi vedete nel monitor è falso. Tutto ciò che è nel codice di scrittura di ciò che vedete sul monitor è vero. Questo è importante perché quando vi troverete a fare un'acquisizione di una prova digitale in un processo penale, in un processo civile, non potrete mai portare la stampa della videata, sarebbe da folli. Dovete portare il codice del linguaggio, della struttura, il linguaggio macchina, che poi genera ciò che voi il monitor traduce e visualizza. Banalmente, tutto ciò che noi facciamo sul computer si basa su un codice binario. Il codice binario è un qualcosa che è un alfabeto che tutti impariamo, nel senso che si basa su due cifre, 0 e 1. Prima si basava su acceso o spento, prima ancora si basava su c'è o non c'è. I primi programmatori, i primi elaboratori venivano programmati non dal floppy, ma da un pezzo di carta che aveva dei buchi. Passavano sotto una macchina meccanica, dove c'era il buco scendeva di più il pistone, dava un comando, dove non c'era dava un altro comando. E le macchine venivano programmate così: acceso, spento, acceso, spento, acceso, 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 spento, acceso, spento, acceso, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Adesso nel linguaggio binario è 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quello che, ecco, vedete in My Matrix, banalmente è solo quello. Legato a questo linguaggio, a questo codice binario, ci sono poi una serie infinita di linguaggi che permettono di tradurre il comando in video, in fotografia, in testo di scrittura, in melodia, in tutto quello che volete. Però il linguaggio macchina, ciò che noi non vediamo, è il cuore della comunicazione. Oggi i nativi digitali sanno usare un computer, ma non sanno editare un file, non sanno come difendersi
dà determinate insidie che la macchina volontariamente o involontariamente può dare, e questo è un campanello d'allarme. Le macchine, tanto ve lo leggete, cioè, se siete qui, quinta elementare l'avete fatta, quindi leggete da soli. I protocolli trasmissivi permettono alle macchine di comunicare tra loro. Il protocollo più diffuso è il TCP/IP, l'Internet Protocol, che è alla base di qualunque macchina, che permette di collegarsi a una rete unica per condividere informazioni. Internet da sola, senza miliardi di persone, non esiste. È come un telefono acceso e non utilizzato, dove non c'è una chiamata e dove non c'è un chiamante. Il World Wide Web si basa, ecco, sull'indirizzamento TCP/IP, su una serie di combinazioni di numeri. Il sito a cui noi ci colleghiamo, in realtà, www.smsp.it, quello è l'indirizzo che noi ricordiamo per poterci collegare, ma in realtà è 212.17.147.32. Ora sfido chiunque a ricordarsi infiniti numeri, forse impareremo Facebook, però non andremo a imparare tutti gli infiniti numeri. Per far questo, e le sequenze dei numeri identificano macchine, server, località geografiche, noi ci serviamo di un sistema che è il domain name server. La macchina digita l'utente www.altelex.com, in realtà è come se avesse digitato un numero 212.167.92.33 che corrisponde al server che fa visualizzare quel sito. La cosa è abbastanza banale, non occorre essere laureati in informatica o dei periti informatici per sapere questo, però l'importante è sapere che al di là della stringa alfanumerica che noi vediamo, che da recentemente, da un paio d'anni, un anno e mezzo, è stata anche allargata con gli accenti, che prima non c'erano, noi siamo in grado di collegarci all'universo mondo via web. Ho fatto veramente una cosa molto semplice com'è. I nomi di internet sono importantissimi perché prima avevamo i più comuni, .com, .gov, .net, .it, UK, FR per la Francia. Ogni nazione aveva il proprio identificativo gerarchico. Identificano in realtà tutta la sequenza, il singolo host, la sottorete, il gruppo di sottoreti e poi sino ad arrivare anche a microsezioni che identificano l'area geografica o l'area di specializzazione. Noi per consuetudine il .com siamo portati a pensare che sia a livello di tutto ciò che riguarda il commercio, il .gov tutto ciò che è governativo, il .it tutti i siti in lingua italiana. Il punto XXX, tutti i siti porno, cioè siamo portati a identificare tutte queste cose. Chiaramente poi è capitato che il punto TV, che è il dominio dato per un'isoletta sperduta dell'oceano, sia stato visto come l'abstract di tutte le TV locali e quindi delle televisioni, e c'è stata una gara che in quella piccola atollo sono arrivate milioni e milioni di richieste perché tutti volevano il TV, identificandolo come television. Un altro protocollo importantissimo è l'SMTP e il POP. Qui prendo fiato. Chi sa che protocolli, che secondo me non avete mai usato negli ultimi 10 minuti? A te non vale. Ma che te sei circondato dalla meccanica e poi mi dici pure che... Allora, SMTP e POP. È fondamentale sapere che sono i due protocolli della posta elettronica. Lo sapevate? Perché non l'hai detto? E allora, per chi sa,
cos'è un SMTP o un POP? Facciola. Chi è che allora sapeva l'SMTP e il POP cosa fossero? Tu hai detto sì. Ok. Allora, a lei domando, quale dei due è protetto? Perché la posta è protetta? Chi dice che la posta è protetta? Esempio. Perché un altro errore che noi abbiamo fatto è sempre portare l'esperienza del web, che non sapevamo cosa fosse, all'esperienza che invece conoscevamo, quindi alla vita analogica. Allora, tutti noi abbiamo una cassetta postale giù, sotto il portone, ok? Quella cassetta postale ha una chiave, giusto? In quella cassetta, che posta arriva? Non ditemi le bollette, la pubblicità, no, ditemi, arriva la nostra posta personale. Quindi noi, per aprire la nostra posta, abbiamo la chiave. Però siamo liberi di andare alla buca delle lettere, alla posta per spedire una raccomandata e spedire la posta a chiunque. Giusto? Quindi, massima libertà nell'inviare, sicurezza e riservatezza nel ricevere. La stessa cosa è qui. L'SMTP è il Simple Mail Transfer Protocol, cioè è il protocollo di trasferimento dell'informazione via email. L'allegato, il testo, l'informazione, noi trasferiamo l'informazione dal nostro computer a chi riceve tramite il protocollo Simple Mail Transfer Protocol, che è libero. Questo permette a chiunque sul web di inviare le mail a nome di un altro. Io posso mandarvi stasera, se mi date le vostre mail, una mail che dice av.rossella.donofrio@gmail.com e vi dico domani tutti col borsone e il costume da bagno perché dopo la lezione tutti in piscina. E voi non avete motivo di dubitare che sia lei. Poi vedremo per quali sono i modi per capire che non è lei. Però siccome il Simple Mail Transfer Protocol è libero, ci permette anche di far questo. Il POP, quindi immaginate la nostra casella di posta sotto casa, che è protetta da chiave, ti posso prendere a martellate, è il Post Office Protocol, che è provvisto di chiave d'accesso. Quando configurate la posta, voi proteggete il Post Office Protocol, la password di posta, non il Simple Mail Transfer Protocol, perché quello è libero. Questa nozione di cultura digitale favorisce due cose. Primo, un miglior approccio con lo strumento. Due, la possibilità che quando viene un cliente per gli avvocati in studio, o anche per lo psicologo, dice io con la mia password proteggo il Simple Mail Transfer Protocol, tu digli che è pazzo perché non è vero. E invece il Post Office Protocol è ciò che noi proteggiamo. Identità digitale e tutele. Come orario ci siamo? Chi sei? Questa è la domanda che da sempre, vi ricordate? Chi sei? No, la scenetta di Massimo Troisi è... chi siete? Dove andate? Tre fiorini, due fiorini, un fiorino. Per qualunque cosa, voi immaginate oggi nella società dell'informazione, cioè che è la società legata al mondo del computer, quante volte noi ci viene fatta la domanda chi sei? Chiaramente l'interlocutore è cyber, ce lo chiede il cellulare per farci entrare, ce lo chiede il bancomat per farci ritirare i nostri soldi, ce lo chiede... ce lo chiede un po' tutti, insomma. Il PIN ce lo chiede chi entra al lavoro, ce lo chiede il lucchetto della palestra quando si arriva, bisogna digitare il codice altrimenti non si apre. Il PIN, Personal Identification Number, cioè un qualcosa che noi sappiamo e che gli altri non conoscono, è fondamentale per sapere chi noi siamo. Noi in quel momento diciamo a tutti chi siamo. Lo diciamo a tutti o lo diciamo soltanto a un individuo.
Con il codice privacy noi abbiamo fatto una distinzione fra chiavi di autenticazione e chiavi di autorizzazione. Siccome la legge lo prevede, io ora vi pongo la domanda. Quando si accende il computer, voi inserite un PIN? Quando lo inserite? Del software. In realtà, per avere la macchina ancora più sicura, dovreste mettere la password anche al BIOS, Basic Input Output System. Ma siccome è facilmente aggirabile, perché si apre la macchina, si toglie la pila, si rimette la pila, si azzera tutto e riparte, però lasciamo stare. Quindi voi quando inserite la password nel sistema operativo, vi state, è una password di autenticazione o di autorizzazione? Di? Cioè di autorizzazione? Sento in curva che dicono autenticazione. È una password di autenticazione perché io mi autentico alla macchina. Quando per gli avvocati inseriscono la password nel police web, quella è una password di autenticazione. Se io invece metto la password al mio gestionale in cui devo inserire dei documenti, cancellarli, fare quello che voglio, è di autorizzazione, perché io posso mettere delle password diverse, quindi autorizzando i vari profili in modo diverso, se voglio che la segretaria legga, il praticante legga e scriva, un altro soggetto faccia altre operazioni. Quindi le password sono di autenticazione e autorizzazione. È importante saperlo perché in alcuni processi io mi sono trovato in cui per dimostrare il reato io dovevo dire che l'agente si era fatto autenticare mettendo una password, ma aveva violato quella di autorizzazione, quindi andando a violare dei dettami che gli erano stati dati dall'azienda e quant'altro. Quindi la risposta a chi sei è fondamentale. Conosciamo una persona. La prima cosa che facciamo, andiamo su Google. In alcuni posti si chiedono agli amici ben informati, senti, la conosci, ma con chi è stata, ma con chi non è stata, cioè, però è il passaparola. Lo stesso passaparola lo ritroviamo su Google. Quando andiamo su Google, noi inseriamo il nome e cognome, magari ecco, mettendo le virgolette, non troviamo, se io avessi messo Massimo Melica, trovava tutti i nomi con Massimo, cioè tutte le parole in cui c'era Massimo, tutte le parole in cui c'era Melica e non la finivamo più. Almeno così ne sono usciti 35.000 ed è la versione più ridotta. Chiaramente Google raccoglie tutto, quasi tutto, diciamo il 95% delle informazioni pubblicate che sono poi di particolare interesse, Google le conserva per quanto tempo, per quanto vuole. Adesso si parla di una recente sentenza della Corte europea che ha detto che i motori di ricerca su istanza della parte devono provvedere a cancellare determinate pagine, vedremo quelli che saranno gli sviluppi. Fino ad oggi, fino ad oggi, entrare in un'informazione piacevole o disdicevole online è un pochino pericoloso, perché se è bella va bene, ma se è negativa è un problema. Chiaramente poi i motori di ricerca con determinati filtri possono affinare la ricerca. Monitorare la propria attività, la propria indicizzazione online è fondamentale. Questo che vedete è codice binario. Perché ve lo faccio vedere? Perché per un certo momento, quando mi si trova su internet, noi ci siamo posti un problema. Di tutto lo studio, di tutte le sedi, di tutte le persone che lavorano, tu sei il comunicatore. Sei il managing partner, sei la voce ufficiale, perché a noi non ci va di girare per tutte le città a perdere tempo, quindi va bene. Quando io mi si fa una ricerca, noi abbiamo avuto un problema. Avendo io fatto tantissime attività, non usciva subito lo studio. E noi con le tantissime attività è il gioco, ma in realtà dobbiamo lavorare. E quindi ci siamo impegnati con l'attività di SEO, Search Engine Optimization, cioè quell'attività
quell'attività algoritmica che viene inserita nel codice di visualizzazione delle pagine, che permette ai motori di ricerca di essere visti con determinati privilegi di indicizzazione. Questi algoritmi cambiano, quindi la SEO fatta oggi non è detto che funzioni tra 6 mesi o tra un anno. Esce un dato che apprezzo molto il web, poi altre, vabbè, esce anche che faccio sport, esce anche i miei deliri televisivi. E tutto questo per dire cosa? Che tutto ciò che è nel web costituisce l'identità digitale come bene da tutelare. Noi possiamo, e credetemi, ve ne parleranno anche gli altri relatori, tipo la dottoressa Bruzzone, così come esiste il crime profile, esiste il web profile. Io, attraverso degli oggetti che voi avete, chiaramente mi hanno addestrato, quindi c'è un pizzico di PNL, lo psicologo sicuramente saprà meglio di me certe cose, io posso avere un'idea di massima del vostro comportamento. A livelli più dettagliati, a livello proprio di analisi molto completa, attraverso il vostro stare nella società, io sono in grado, cioè io, chiunque, è in grado di capire se vivete da solo, se avete un cane, se avete passione dell'informatica, cosa leggete, le vostre preferenze sessuali, le vostre preferenze politiche, tutto lo dice come indossiamo un abito, come portiamo le scarpe, come allacciamo un nodo, tutto questo fa parte della nostra immagine e quindi può essere profilata. Chiaramente può essere profilata per fini, generalmente non sono mai fini, fossero anche per farvi un marketing personalizzato, tipo i cookies comportamentali. Voi navigate su determinati siti, automaticamente le macchine vi danno la pubblicità inerente agli oggetti che voi avete visitato. Quindi è buona norma avere il browser, cioè il programmino che vi permette di sfogliare le pagine online, che quando lo chiudete cancella tutti i cookies, così quando ritornate aprite una nuova sessione. L'identità digitale, un bene da tutelare. Gli informatici hanno un linguaggio difficile, però se andate sull'enciclopedia del diritto e provate a trovare la definizione di identità personale, trovate tutto questo in linguaggio semplice. Il diritto all'identità personale ha per oggetto l'interesse della persona all'intangibilità della propria proiezione sociale, a vedersi riconoscere all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico e religioso. Esso tutela inoltre l'interesse a non farsi attribuire mediante decontestualizzazione, offuscamento, alterazione, travisamento, in dispregio dei criteri della correttezza, della diligenza e della buona fede, atti, pensieri, affermazioni contrarie, verità, veridicità, verosimiglianza, che mediante accesso e abuso dei diritti, dei poteri e delle libertà comunque riconosciute e garantite all'ordinamento. Però loro programmano in HTML, non si capiscono. No, effettivamente è scritto bene, diversamente non si poteva fare, magari il periodo è un po' lungo. In parole semplici, oggi un profilo digitale rappresenta la proiezione sociale della persona in internet. Su internet è possibile sapere, chiaramente con un'organizzazione che non è alla portata di tutti, con un personale che è specializzato, con un know-how particolare, è possibile sapere tutto, ma veramente tutto, di chiunque. Chiaramente, se la persona è sprovveduta, permetterà all'altra di sapere tutto di più. Se la persona ha cultura digitale, che non vuol dire saper usare un computer, saprà cosa pubblicare e cosa rendere noto agli altri. Siccome su internet si gioca molto, ci sono delle parole che odio. Guru, il guru è proprio una cosa, influencer, un'altra cosa. E tutte le volte che la gente dice no, quello è un influencer, io me ne esco con questa vignetta, perché chiaramente credo che nell'alto rilievo democratico che ha il web, e quindi adesso vediamo, e poi ci avviciniamo alla pausa, al uso irresponsabile e inconsapevole di internet. Quindi
vedremo alcune violazioni, poi magari le andremo anche a commentare volta per volta. Siamo tutti maggiorenni, quindi se qualcosa, cioè non mi fate la cosa, tipo una volta ho fatto lezione al CSM ai magistrati perché si parlava di sfruttamento sessuale dei minori, poi un PM ha iniziato a vomitare che si è sentita male, un altro ha detto ah, però sono un po' forti, scusate ma voi questo fate, cioè vi devo venire a parlare come i giornali che non... Purtroppo i processi li ho fatti, ci confrontiamo con queste cose, quindi siate forti. Non ho messo quelle forti, quindi magari qualche maschietto si sveglierà, però si può guardare. Questa piacevole ragazza è una tranquillissima ragazza che all'epoca aveva 17 anni, americana. In America le ragazze fanno le cheerleaders per arrivare al mondo dello spettacolo. La vedete sia a sinistra sia a destra. Non c'è niente di male, da noi immaginate le, non le vallette, le veline, le letterine, cioè, queste cose qua, anche là in America, il paese sono una marea di stati e fanno queste cose qua. Qual è il problema? La sua esistenza è stata rovinata da un solo episodio. L'episodio è quando durante una festa nel college si è ubriacata e le amiche... dallo sguardo proprio non dolcissimo, l'hanno pasticciata con i pennarelli, hanno fatto anche dei disegni un po' spinti, insomma, un po' così. Chiaramente, cosa è successo? Un'amica con quella faccia così, io non la vorrei, guardata. Caitlin Davis rappresenta per gli studiosi il primo caso gravissimo di lesione della web reputation. Perché a seguito di queste foto lei è stata licenziata dal New England Patriots, che è una squadra, perché hanno affermato che la sua condotta al di fuori dell'ambito, non dico professionale, però non so dire, artistico, era disdicevole per l'intera squadra. Chiaramente noi per la nostra cultura, per la nostra... magari andiamo a distinguere quello che è la sfera personale, quella che è la sfera pubblica o la sfera lavorativa, però fidatevi, quando facciamo ricerca del personale per delle aziende, e io sono in commissione, noi vediamo non solo i profili, non solo facciamo una ricerca su Google, non solo è anteriore, ma guardiamo anche tutti i profili delle persone che sono legate alla persona che a noi interessa. È un lavoraccio, però oggi assumere è una forte presa di responsabilità perché non si può sbagliare per svariati motivi. Mettere all'interno di un canale produttivo una risorsa che poi alla fine può non corrispondere a quelle che sono le linee dell'azienda è un pericolo e quindi ci si deve difendere. Quindi si va a vedere anche gli altri. Magari questa cosa un po' ve la negheranno. Cioè, leggiamo il curriculum in formato europeo. Fidatevi, non si legge, se non il nome e l'email e il numero di telefono. Il resto, che sia laureato, sia tanto là, scrivono tutte le cose belle. Cioè, qualunque curriculum, ho mai letto, cioè, ho avuto problemi di droga, però mi sono ripreso, mi sono laureato, 110 lode. È un po' difficile che uno lo scriva. Quindi si prende nome, email, numero di telefono e poi si fanno le ricerche. Una cosa importante sul web è la condotta, questo ve lo spiegherà benissimo la dottoressa Bruzzone anche perché è il campo suo, si allarga la base dei potenziali autori di reato. Crescono i comportamenti illegali da parte di persone avulse al mondo del crimine. Questo perché quando Tizio o Tizia è nella sua stanza, quindi ambiente familiare, sono le 11, l'unica luce accesa è quella del computer, non ci sono rumori per casa, si sente protetta perché è in casa propria, la porta è chiusa a doppia mandata. Scrivere Tizio è un ladro piuttosto che un qualcosa di molto più diffamante o altro, non la fa percepire in egual modo rispetto al reato di colui che deve andare davanti a una persona, gli deve salire l'adrenalina,
deve agitarsi, lo deve offendere e poi deve scappare. Oppure deve accettare le conseguenze di quelle che sono l'offesa. Il psicologo mi perdonerà, ho fatto proprio una cosa molto da avvocato. Prego? Sì, ma proprio, proprio data via come uno scarparo, però cioè, è uguale. E quindi tutto questo nel web non accade. Non accadendo, non essendoci questo pathos per quanto riguarda il web, fa sì che persone che non hanno, che normalmente non commetterebbero mai un reato, sul web invece commettono piccoli o grandi reati. Io adesso porto ad esempio un reato che nessuno di questa sala ha mai commesso, ma nessuno, e ci metterei la mano sull'acqua, tipo a qualcuno, ma sicuramente nessuno risponderà, gli è mai capitato di usare un software senza la licenza, magari con il codice di licenza preso da qualche altra parte? No. Però, magari, ecco, quello è un furto e bello e buono, che nessuno di voi, anche quelli che hanno fatto così, in realtà volevano dire no, però quello è un qualcosa che voi non avreste mai, mai, mai fatto, però è capitato. È un virus. Uso commerciale di internet. Possiamo fermare un attimo lo streaming? L'audio? Solo l'audio. Dicendo che è un problema tecnico, via. Solo là. Uso commerciale in internet. Perché le vengono pubblicati degli articoli palesemente falsi online? Studiati chiaramente ad hoc. Non mi ricordo, io non seguo il calcio, un anno, due anni fa, ci fu quell'allenatore che litigò, arrivò alle mani con un giocatore. Il giorno dopo uscì questo articolo che dava la spiegazione che Delio Rossi era arrivato alle mani con questo calciatore perché il calciatore gli aveva detto: sei più handicappato di tuo figlio, Delio Robbio avrebbe un figlio diversamente abile. Quindi questo da padre si è difeso, diciamo, quindi si è data questa motivazione.
Sul web tutto ciò che si pubblica di falso, dopo un'ora, due ore, tre ore, si scopre qual è la verità. Quindi si dà la notizia corretta. Però delle 100.000 persone che leggono la notizia falsa, normalmente è stato calcolato che tra il 18 e il 25% avranno la rettifica. Il resto rimarrà con l'idea che la notizia è vera. Questo perché la notizia falsa si condivide, la smentita no. E quindi bastava andare su Wikipedia, per altre poi c'erano notizie più ufficiali che sono uscite sui giornali, e riscontrare che i figli di questo allenatore, in realtà chi lavorava, chi allenava una squadra di calcio, chi era ballerino, insomma non erano portatori, non erano, come li chiamo io, maggiormente abili, e quindi quella notizia era palesemente falsa. Però quella pagina di quella testata giornalistica, di quella condotta anetica che ha assunto l'autore dell'articolo e il direttore, ha portato 10.000, 20.000, 30.000 like in un'ora, ha aumentato la risposta per quanto riguarda l'advertising e di conseguenza ha aumentato il fatturato per quella notizia. Perché ciò che manca, lo ripeto, lo ripeterò anche altre volte, anche domani, è che gli utenti del web senza cultura digitale sono un pericolo. E lì nasce tutto. Avere degli utenti, non avere quella cultura digitale fa sì che il cittadino diventi cattivo, che il cittadino diventi stupido, che il cittadino diventi oggetto di strumentazioni, di strategie di comunicazione di massa, e fa sì che il cittadino si comporti o scelga in modo non razionale sia in politica sia nell'attività civile. Quindi questa è una cosa fondamentale. Caso pratico. Fino adesso abbiamo parlato di persone. Web reputation e tutto quanto. Ma la brand reputation è per quanto riguarda le aziende, come anche la reputazione di un prodotto online. Alcuni anni fa, insieme ad altre aziende specifiche del settore, ci siamo occupati del monitoraggio di un determinato prodotto DOC italiano. Non lo pronuncio perché fa parte del lavoro, però magari voi, chi vede bene, può capirlo. In pratica l'analisi della ricerca era quanto la fabbrica, i produttori e il consorzio vanno a perdere al mese per dei prodotti paralleli che vanno a violare il prodotto originario. Abbiamo fatto, chiaramente essendo una delle prime esperienze col web, ricordatevi, è tutto analisi e studio. Non vi improvvisate perché sennò nascono pasticci. Quindi bisogna fare un protocollo, bisogna capire inizialmente che cosa si vuol cercare, che cosa si vuole analizzare, come lo si vuole conservare nel tempo e come si vanno ad analizzare tutta questa mole di dati. Alla fine si è scoperto, cioè tramite anche poi la tecnologia e particolari algoritmi, che il mercato parallelo e tra virgolette legale di questo prodotto, tradotto in varie lingue che tutte erano meno che il prodotto originario, portava un depauperamento per l'azienda di 60.000 euro al mese, che chiaramente, visto in un anno, sono abbastanza... L'abilità di questo studio è stato che coloro i quali vendevano su eBay e realmente vendevano il prodotto contraffatto o con altro nome, in realtà non erano anonimi ma erano facilmente rintracciabili. Come erano facilmente rintracciabili? Attraverso l'analisi dell'advertising post online. E se c'è un advertising c'è sempre una carta di credito, c'è sempre una carta di credito, c'è sempre un soggetto che c'è dietro. Dimenticatevi il web anonimo. Se si parte in tempo con personale competente, si è in grado di tracciare il vostro computer a una distanza con un errore dai 5 ai 15 metri. Il mondo del web anonimo
è morto perché la tecnologia si è sviluppata. Quindi tutto il monitoraggio dell'advertising faceva sì che noi trovassimo numero di telefono del soggetto, indirizzo di casa, indirizzo conto corrente, di tutto e di più. Quindi poi ci sono state le contromosse che hanno permesso all'azienda di attivarsi, di fare delle azioni proattive per difendere il proprio operato. Questo è il giro d'affari, poi queste le varie persone che analizzando il web, protocolli vari, risultavano coinvolte, erano migliaia, questo è solo un abstract, e quindi insomma, c'era varie definizioni. Ok, abbiamo detto, i ragazzi sono i più esposti perché non hanno cultura digitale. L'incidente che vedete in alto, quella faccia un misto tra un mal piuttosto che cioè, uno di questi cantanti anni 50, è l'ex direttore dell'MI6, cioè che noi conosciamo per film di 007, è il servizio segreto britannico. Questo è successo, lui persona precisissima, integerrima, da qualche giorno, ecco direi più che svizzero, ungherese, perché è molto precisa, proprio tutta di un pezzo, molto scrupolosa, e in pratica aveva la moglie che abitava in uno splendido cottage sempre controllato dalle guardie H24, che però si annoiava e annoiandosi sfogava le sue noie su Facebook, pubblicando il giardino, pubblicando la foto del cane che correva, il filmato, la casa. Oggi vengono a trovarmi questa è la mia macchina nuova col numero di targa. In pratica il marito è stato licenziato, è stato spostato l'incarico perché tutta l'insicurezza era stata messa in pericolo da un'attività bonaria di una persona che voleva soltanto stare online. Su internet vengono creati, io mi sono occupato più volte perché non li ritengo ecco, etici, dei gruppi che servono, adesso meno, che servono a fare incetta di profili. Questo che uscì era organizziamo viaggi per necrofili ad Haiti, date una scossa agli ormoni. C'è stato il terremoto, diciamo organizziamo dei tour sessuali con i cadaveri. Chiaramente lì, al di là del primo e magari qualche fake che diceva ah, sì, ci andiamo, c'era tantissima gente che entrava, li prendeva parolacce, li offendeva, però se intanto lasciava il profilo perché tutte le volte che voi aderite a un gruppo, il vostro profilo non solo viene tracciato, ma viene reso un po' più aperto rispetto alle vostre impostazioni. Quindi, dall'altra parte, vi vede. Due fatti negativi che purtroppo mi porterò come esperienza negativa professionale, delle casi di ragazze che, non, che erano state diffamate dall'ex fidanzatino, non hanno retto al colpo, una ha tentato, l'altra invece c'è riuscita e quindi il dramma che poi avviene soprattutto quando con gli smartphone, con le nuove tecnologie si crede che sia il fidanzatino per sempre, magari si fa una foto un po' più emulativa del mondo dei grandi e poi alla fine ci si lascia il fidanzatino per dispetto pubblico online, alla fine le conseguenze non sempre sono controllabili. Se vedete un articolo, La memoria della rete, io ho un articolo che parla un po' di tutto questo, lo trovate su internet, chi vuole, insomma, Memoria della rete, Memoria di internet Melica, è un articolo che ogni volta che noi in studio riceviamo un caso afferente questo l'oggetto di cui ora vi ho parlato, una testata giornalistica lo pubblica. Purtroppo è stato pubblicato molte volte perché insomma, non si riesce proprio a fermare l'uso irresponsabile del web. Una cosa che poi ne parlo anche in questo articolo è che è molto difficile spiegare al papà che crede ancora che la figlia sia una bambina, che determinate foto della bambina, cioè della figlia, sono online e si ritroveranno su siti e non si sa neanche per quanto. Considerate che molto spesso queste foto sono cioè non sono taggate, sono nominate col nome, cognome, underscore,
numero di telefono di casa o numero del cellulare o indirizzo della ragazza e messi su canali di condivisione tipo peer-to-peer oppure pubblicate su siti web. Lì noi abbiamo un protocollo di intervento che siamo in grado da parte nostra, poi chiaramente abbiamo studiato che la vittima non si rivolge al mondo degli adulti se non dopo 5-6 giorni. Gli adulti, il tempo di rintracciare lo studio, ci mettono ancora un giorno, quindi noi ci troviamo a gestire il fenomeno tra virgolette delittuoso a 7 giorni, e 7 giorni nel mondo del web sono un'eternità. Quindi su questo ne facciamo molta comunicazione. Se siamo coinvolti nelle 72 ore, noi siamo in grado anche di bloccare sino all'80-85% del messaggio negativo. Oltre, chiaramente la soglia si abbassa. Poi dipende, perché magari più avanti usciranno, ho delle slide, vi spiegherò anche alcune cose. E quindi noi abbiamo dei protocolli, si interviene subito per bloccare. E mo, che siete un po' stanchi, ci divertiamo con gli imbecilli digitali. Imbecilli digitali è l'hashtag che io ho creato per identificare tutti quelli che usano internet in maniera ignorando la cultura digitale che vi ho spiegato fino adesso. Una modella, però ciò non vuol dire, pubblica la sua carta di credito appena arrivata e dice mi è arrivata la mia carta di credito, guarda che combinazione, il codice segreto è proprio quello della mia data di nascita. Fa un Twitter e chiaramente tipo, a prendere soldi, che comprava da Amazon. Normalmente ecco, non si comprano beni, perché chiaramente poi oggetto fraudolento, però c'è questa cosa, tu guarda, con tanti codici che mi capitavano proprio nel codice della data di nascita, a comprare accessi a siti porno e tutto quanto. Bene, mancanza, questo non è un problema di privacy o di riservatezza. Giornalismo, derubata al pub dalla baby gang, acciuffati al volo i responsabili, 3 ventenni, un italiano, un serbo e un napoletano. Perché il napoletano è una cittadinanza a sé. E anche qui, io non leggo Padova Oggi, però l'ho scoperto perché è venuta associazioni napoletani a Milano, avvocato, pignoriamo, vabbè, poi hanno fatto una rettifica e hanno scritto 3 ventenni, un italiano, la rettifica era peggio, però libertà di espressione e libertà di informazione, cosa c'entra con tutto questo il web? Vado avanti? Il bello è che poi non la si capisce subito. In pratica, sconvolge di più che due giovani scelgano una toilette per condividere il loro amore o che entrambi sono collegati con Facebook? Perché il ragazzo che sta dietro... comunque sia, sta di fatto... Sì. No, non sono stato io, perché chiaramente noi la sede che abbiamo a Toronto va a monitorare, sì, è vero. Chiaramente accade questo. Non so se una era peggio dell'altra. In pratica cosa accade? La prima è un gioco dalle immagini molto forti che vengono messi su Facebook per raccogliere clienti. Chiaramente si usa il cartone animato perché Facebook in prima battuta tutto ciò che è c'è un algoritmo che il seno nudo automaticamente cancella. Il seno nudo a cartone animato c'è bisogno del controllo dell'uomo e della segnalazione degli utenti, quindi si scelgono i cartoni animati. C'è tutto un mondo dietro. Anche qui questa soubrette ha scelto per un'azione contro le banche. Come si chiama? Tommasi, Sana Tommasi, ha scelto questa cosa, ha fatto un video online e quindi
ha pubblicato questa cosa qua per la campagna politica contro il... Però anche qui internet non c'entra nulla, ne convenite? Chiaramente ha un'azione delittuosa, ha un'azione che non si comprende, dall'altra parte della rete non è che sono tutti santi, si risponde in questo modo. In realtà la vignetta è molto vecchia, normalmente si va a sostituire il nome in alto con un po' come il video di Hitler che si incazza, che lo montano sempre. Questo è stato la prima volta per Lady Diana, una cosa molto 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 vecchia e girava come manifesti a Londra. Queste sono due esperienze di politici, non buon uso di internet. Il primo terremoto in Nord Italia, ci scusiamo per i disagi, ma la Padania si sta staccando, la prossima volta faremo più piano. Certamente non è bello sentirlo dire. Il secondo, credo che questa sia ora un nuovo neoeletto, ha approvato il nostro emendamento su aumento pene. Vittoria. Chiaramente nel mondo del web, dove è facile equivocare, magari questi non sono molto producenti. Anche il giornalista Papa, pene più duro per abusi sui minori. Chiaramente qui è nella sensibilità di ognuno di noi valutare, se io voglio creare notizia, scrivo Papa, pene più duro per abusi sui minori, però se voglio fare una buona informazione metterò Papa, condanne più severe per abuso sui minori. Anche qui questa ragazza era stata uccisa, il giornale nella fretta, perché poi il web deve dare, si gioca molto sulla fretta, bisogna aver fretta di pubblicare, chi prima arriva gode più di advertising, gli utenti leggono la notizia da una o due fonti, basta. E chi dà l'informazione giornalistica sono centinaia di testate, quindi è importante essere veloci, e purtroppo la velocità è a discapito della qualità. Cosa accade? Che foto dei minori, la foto di Fabiana è il luogo di ritrovamento. Quando è stata pubblicata questa foto, che questo poi si è venuto a sapere che fosse un compagno di scuola di questa ragazza, comunque minore, comunque la faccia doveva essere pixellata, però dov'era, vedendo la pagina, l'utente era portato a pensare che questo, il carabiniere che lo guarda all'occhio basso, magari lo psicologo mi potrà dare manforte, poteva essere la persona indiziata. In realtà era un ragazzino che non c'entrava nulla. Il mondo degli adulti, questo è abbastanza recente. Massimo Di Cataldo è un cantante, Anna Laura Milacci è la sua compagna e ha pubblicato, a suo modo di dire, tutto ciò che vi faccio vedere o si è concluso o noi come studio, insomma, non siamo più coinvolti. Insomma. Questa ha pubblicato le foto in cui lei si lamentava che il cantante cantasse canzoni d'amore ma in realtà la picchiasse. A suo dire l'ha voluto fare, l'ha pubblicato su Facebook solo per i miei amici. Tutto il mondo. L'ha pubblicato la foto in cui lei era stata schiaffeggiata. Ha pubblicato, a suo dire, la prova di... non ve lo dico, l'avete capito. Questa ancora regna un mistero, se è una scelta di marketing o è vera. Ciao a tutti, è mancata zia Tina. Il problema è che pare che la foto sia vera, ma sia stata poi utilizzata per fini pubblicitari. Internet, c'entra qualcosa in tutto questo? Sosteniamo il cancro nella sua battaglia contro i bambini. Io lo trovate su YouTube, a meno che Mediaset non l'abbia per l'ennesima volta cancellato, è uno di quei casi che normalmente i cattivoni pubblicano il sabato pomeriggio, il sabato, perché hanno una spinta mediatica la notte del sabato, la domenica, poi
Interveniamo come studi legali e come attività di polizia e quindi riusciamo ad arginare tutto. Però chiaramente, adesso un po' meno, ma sono gruppi in cui è facile fare nell'arco di poche ore 5-6 mila adesioni. Chiaramente adesioni di gente che entra e dice tu sei un bastardo, se ti prendo ti crepo, cose. E quindi l'effetto qual è? L'effetto della comunicazione, l'effetto shock a cui tu devi per forza intervenire perché è una cosa che tu nella coscienza non ammetti. Chiaramente sono tutte cose studiate. Google View. In Australia passa la macchina qualche mese dopo, facendo un ingrandimento, risulta che i due pupazzetti vicino alla macchina che è passata a Google View erano intenti a far questo. Problema, l'anonimizzazione delle targhe. Oggi Google ha un algoritmo capace di riconoscere le targhe e quindi pixellarle, di pixellare i volti, ma all'inizio, quando il prodotto era appena uscito, innovativo, sono usciti tanti problemi. Noi abbiamo avuto un caso di un soggetto che è venuto allo studio e ha detto io sono stato ritratto dentro la mia casa mentre in slip mi stavo facendo la barba e mi si vede in Google View. Voglio essere cancellato. Problema che non poteva essere cancellato perché lui ha tenuto la porta spalancata, è restata. Lo si vede dentro, chiunque dall'esterno sarebbe passato e l'avrebbe ritratto. Google non ha usato dei sistemi di amplificazione, di zoom per riprenderlo, ma ha memorizzato, visualizzato qualunque cosa che l'occhio comune avrebbe visualizzato. Ma la trasposizione online della mappa che poi l'utente scaltro ti permette di fare ingrandimento, ingrandimento, ingrandimento del numero civico al primo piano che c'è questo tipo, quello è responsabilità di Google o no? Il caso è recente e ve lo dirò quando sarà concluso. Tizia. Vi ricordate a Boston l'attentato durante la maratona? Perfetto. Tizia si è finta ferita per andare sui giornali. Tizia è stata scoperta, Tizia ha una pessima web reputazione. Quindi lei per avere la notorietà ed essere, come si chiama, intervistata, è entrata, si è messa, si è camuffata così, poi è uscita ai giornalisti, mi sono fatto male. Qualche giorno dopo è uscita la polizia, che chiaramente l'ha scoperta perché lei non era in quel posto e quindi si è distrutta la vita. Anche qui internet non c'entra niente. Una foto particolare. Questa è la finale, credo, dei mondiali in Germania. La foto è questa. Ma qui ho sentito una voce femminile, ma è piccolo. Ragazzi, dai, cioè, innanzitutto non si fa così. Oh, allora, questa è una foto. In realtà, cosa accade? Le foto originali erano queste. Il fotomontaggio è stato questo. Perché si ha interesse a costruire dei casi in... Perché si ha interesse? Perché noi, esseri umani, siamo attratti maggiormente dal gossip, dal complotto, dalle cazzate, quindi tiriamo su pubblicità. Questa, tutto sommato, non era negativa. Magari, da giuristi, la persona che è stata poi... ripresa e
photoshoppata, magari era l'unica che, qualora riconoscibile, avrebbe potuto lamentarsi e tutto. Quindi questa frase, che poi è diventata storica, vedete quelle cose proprio illuminate, è: internet è per tutti, ma non tutti sono per internet. È la frase che io ho inventato per gioco, ma ormai è come se fosse, come ti chiami, internet è per tutti, Massimo Meli, che è quello di internet è per tutti. Poi io ci gioco perché la scrivo ovunque, meno che nei bagni, perché se altrimenti si riconosce che sono stato io. E quindi perché? Perché credo molto in internet come strumento, l'abbiamo visto fino adesso, ne riconosco le criticità, ma sono dell'idea che l'unico pericolo sia degli operatori. La memoria della rete, oggi la memoria digitale online è molto maggiore di quella offline, noi tendiamo a dimenticare. Internet ricorda tutto perché è una macchina, è uno strumento nuovo, quindi non sappiamo quanti anni sarà in grado i server con tutti i backup di conservare questi dati. Ci impone delle condotte più responsabili che non riusciamo ancora ad adottare perché manca la cultura digitale. C'è l'effetto soffitta, cioè dei ricordi che vengono posti in soffitta, ma nel momento in cui un soggetto, e questo sarà sempre più pericoloso in futuro, se uno di noi dovesse diventare Presidente del Consiglio, questi ricordi in soffitta andranno a tirar fuori il falò fatto a San Foca, perché c'è la spiaggia, ci sono stato una volta, dove questo ha bevuto la birra a 18 anni e quindi uscirà quello, i cosiddetti memori in soffitta. Ricordiamoci che il futuro, che in futuro, ma anche già è presente, i ricordi digitali non li scriviamo più noi, ma li scrivono gli altri. Se domani mattina qualcuno di voi scriverà: ho partecipato all'incontro, Massimo Melica proprio, cioè, non capisce nulla di internet, ma ha parlato di mongolfiere, probabilmente avrà ragione, però probabilmente lui va a scrivere un ricordo che io non posso, che io non scrivo. Quindi dobbiamo fare attenzione. E adesso pausa. Ok? Problemi? Grazie. Allora, uso violento del web, criminale del web. Quello che vedete è un caso vero, una ragazza di un paesino vicino a Milano, dove il fidanzato, cioè lei, la colpa che ha avuto è stata un po'... non giudichiamola, perché ognuno può farsi i video che vuole, magari il ragazzo deve avere l'accortezza di non pubblicarlo. Aveva fatto il profilo su Facebook, aveva messo i suoi profili. Qui il nostro protocollo, eravamo stati già allertati perché il ragazzo aveva fatto delle minacce online, siamo partiti, questo non so se si legge la data, e ecco, 27 agosto, io mi ricordo che ero in vacanza in barca, questa qua che mi chiamava, io col cellulare che coordinavo quelli che erano rimasti in studio e dicevo: interveniamo così, contatti con Palo Alto per intervenire, insomma, Facebook, tutto nell'arco di neanche 8 ore abbiamo oscurato la pagina. Certo però che rimangono, c'era sempre il pericolo che questi dati poi fossero immessi su altri tipi di canali. Una domanda. Questa è una parte del protocollo per gli avvocati. Come agire e come tutelare i diritti della persona offesa? Aspetti pratici. Intervento tecnico. Possiamo agire? Sì. Abbiamo un vantaggio. Siamo più veloci delle forze dell'ordine, però non abbiamo lo stesso potere che hanno le forze dell'ordine. Se interveniamo noi come privati, quindi come avvocati, nel rispetto dei diritti di difesa, cioè delle attività di difesa concesse al codice procedura penale, rischiamo o di inquinare le prove o di renderle, di farle sparire per sempre. Quindi attenzione. Aspetti psicologici da valutare, aspetti investigativi difensivi, aspetti processuali. Se io vado a intervenire su una determinata pagina, su un determinato canale, devo fare in modo tale da congelare la prova per poi portarla in giudizio, anche se poi cercherò di intervenire. Redigere protocolli interni, non si finisce mai di imparare o di migliorarsi. Un protocollo che vale l'anno precedente non è detto che funzioni dopo, perché cambia la tecnologia.
la memoria della rete e poi cultura digitale come sempre. Allora, quello che vedremo adesso è un caso particolare. Mi alzo un po', un caso particolare che si verifica molto spesso. Lui prende le foto di lei in spiaggia o di, perché sono fidanzati o perché sono compagni di università, di scuola, e le pubblica su un sito di incontri. Un sito di incontri scrive il vero nome della ragazza, magari il cognome di fantasia, altrimenti non è credibile, il numero vero di cellulare della ragazza, e dice: ditemi un nome voi inventato, così non dico il nome di uno che sta in sala, che normalmente dà fastidio. C'è una Genoveffa? C'è Genoveffa, Lecce, Ot, faccio questo, questo e questo, contattami, questo è il mio cellulare. Oppure semplicemente dice, Genoveffa, stanca dal marito, contattami, ore serali, Lecce. Sembrerà stupido, cioè sembrerà banale, ma questa Genoveffa nell'arco delle successive 8, 12, 24 ore inizia a essere chiamata da una miriade di persone, perché c'è un dei fruitori di questi canali che sono lì in attesa poi delle nuove, chiaramente chiamano. La reazione di Genoveffa è chiudere e incazzarsi, è la reazione peggiore. E vi spiego poi quali sono i motivi. Genoveffa, la cosa migliore che può fare è andare dall'avvocato, un avvocato, e le fasi sono queste. L'avvocato incontra la parte offesa, magari questo poi non lo... tanto ormai. Individuazione della comunicazione telematica lesiva, dove mi ha pubblicato questa... su mythic.it, su incontribollenti.com, su lesbo.net, cioè dove l'ha pubblicata. Esame della comunicazione telematica, congelamento della prova attraverso sistemi di cifratura, timestamping, firma digitale, PDF, cioè tutto quello che volete, deposito della querela presso il locale comando di polizia postale, e in pochissimi giorni si ottiene l'esito dell'indagine, poi il fascicolo va al pubblico ministero e inizia il processo. Questa parte la possiamo tagliare? Giudicità. No, questa parte, da adesso in poi. Tanto poi voi montate le... Ma a posto. Allora, questa fase è una fase molto delicata, perché...
E per quattro persone devo fare tutto questo capitolo. A parte che chi alza la mano che è avvocato si vergogna, perché però... Allora, perché la tecnologia serve? Io lo dicevo prima al collega che è venuto, dice, ma a me risulta che tu sei stato uno dei promotori del processo civile telematico, ta 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 ta. Sì, è vero, io mi sono occupato del processo civile telematico dal 2000. Il motivo è veramente egoistico. Il mio compagno di scuola delle scuole medie, poi del liceo, poi dell'università, poi della scuola forense, poi dei viaggi, tutto quanto, entrambi sognavamo di essere, diventare principi del foro. Io non lo sono diventato e lui non lo è diventato perché per portare un atto in cancelleria ha avuto un incidente e ci è morto. Allora, quando io, che ero già un po' fissato per la tecnologia, ho detto, ma come mai la gente alla fine debba andarci a rimettere per una banalità? Cioè, se avessi voluto fare il postino, il Michele Strogoff, che a cavallo attraversa la Russia per portare un pacco, l'avrei fatto. Cioè, ma perché noi avvocati, che abbiamo il vanto di essere una professione intellettuale, dobbiamo avere questo valore, io lo chiamo valore disgiunto, perché non c'entra niente con la difesa. Devi portare là. A Roma, notifico il primo giorno, se tu non vai in agenzia, non sei riuscito a organizzarti, ci si mette in coda alle 3:30 del mattino. Cioè, la gente in camper che arriva lì. Cioè, un diritto può essere affidato a chi si sveglia prima la sera? No. Allora, io ho avuto questa motivazione egoistica molto mia, cioè... Perché dissi, all'epoca c'era poi un gruppo su Yahoo, in questo gruppo c'erano altri, che normalmente si parlava di software, però c'erano degli altri magistrati, si parlava del software della Cassazione che non funzionava mai perché bisognava dare il comando dollaro, perché era una cosa un po' così. E quindi si iniziò a dire, ma se questi atti venissero mandati per email? E l'altra parte, no, ma per email sale in sicurezza, non sa. E così, parlando di chiacchiere sul web, io con altri magistrati ci siamo ritrovati a ipotizzare uno scambio di documentazione tramite il web, e da lì processo civile telematico. Questa indagine calcolò in un periodo, in un triennio, il tempo che impiega l'avvocato per il supporto di cancelleria e il tempo di attività di studio. Attività di studio è redigere gli atti, studiare, procacciarsi i clienti, quindi anche una fase fondamentale. Tutto il resto viene svolto, è tempo che viene perso durante il giorno per fare le code, andare dallo studio o da casa all'ufficio giudiziario, cioè tempo che in un'azienda viene definito tempo morto. Quindi ci si muove tanto ma si guadagna poco. È veramente antieconomica l'attività dell'avvocato sotto il profilo che si occupa di giudiziale. Però in realtà è fondamentale perché, porca miseria, è il legame tra il diritto, tra lo Stato e il cittadino, quindi dovrebbe essere in realtà un'attività premiante. Queste sono le applicazioni che l'avvocato può fare con un computer. Interagisce con i propri clienti, comunica con la cassa forense, con l'ordine, servizi, pagamenti obbligatori F24, banche dati. Io mi ricordo il primo incarico che ebbi da praticante in studio fu, arrivai bellissimo, abito del giorno prima della laurea, stessa camicia, stessa cravatta, borsa regalata dalla zia in pelle, bellissima, che luccicava, che mi si riconosceva, perché proprio, sapete, avevo anche la plastica, perché io dissi, questa non la tolgo subito, così non si rovina, e avevo la plastica, poi la tolsi perché sudava la mano, però ero perfetto. Arrivai in studio, cravatta, cravattone, che all'epoca si usava, disse, il mio primo incarico, io già mi aspettavo una difesa, non so, qualcosa mi avrebbe portato a trovare, non so, tipo i film americani, bene, questo è l'elenco, vai alla Camera di Commercio e fai delle visure. Dissi, uno, che sono le visure, due, dove sta la Camera di Commercio, tre, ok, andai, trovai una fila lunghissima, uscii che avevo la cravatta bassa, aperto, la borsa, e mi misi in coda e feci questa attività di grandissima, cioè avevo studiato per far quello.
E adesso, grazie all'accesso alle banche dati, Camera di Commercio, Catastro, il registro lo si fa, certo costa 40 centesimi in più, tutto, però oh, ti risparmi la borsa in pelle. Ultimo è consultazione dei registri di cancelleria e processo civile telematico, quello che permette a una persona comodamente dallo studio di inviare un atto. Quando abbiamo scritto il regolamento, il regolamento DPR del 13 febbraio 2001, numero 123, andammo a ipotizzare tutte le cose che poi erano la proiezione del codice di procedura civile in online, quindi io invio la delega, l'applicazione, tutto quanto. Però eravamo fin troppo visionari, perché c'erano dei grossi limiti. Uno, l'iscrizione al ruolo, e due, le marche da bollo. Chi ha fatto pratica nel secolo scorso, che sembra così, si ricorderà che l'iscrizione al ruolo era Tribunale di Lecce per il signor Rossi contro il signor Caio, oggetto. Dopodiché si passava mezz'ora a mettere le marche da bollo un po' dove c'entravano, e quella era la marca da bollo. In un sistema informatizzato, che è diverso da digitalizzato, e qui apro la parentesi, informatizzato deriva da informatic, cioè da informazioni automatizzate. Digitalizzazione significa usare un supporto digitale e non analogico che ne permette una migliore fruizione. In un sistema informatizzato, se poche sono le informazioni, scarsa sarà la banca dati e pessimo sarà il suo utilizzo. Giusto? Se invece ci sono tante informazioni, le query, cioè le istanze di domanda alla banca dati sono di più e io posso estrapolare più informazioni e più azioni. Chiaro, questo è proprio il concetto alla base di qualunque sistema di modernizzazione e innovazione attraverso le nuove tecnologie. Quindi il primo passo è stato quello di adeguare la banca, l'iscrizione al ruolo con più informazioni, e anche lì le resistenze degli avvocati: come devo mettere il codice fiscale e poi chissà mi arriva la Guardia di Finanza. In realtà stupidino ti serve, perché tramite il codice fiscale poi potrai trovare tutte le tue pratiche che sono in tutti i tribunali d'Italia, perché ammazziamo l'omonimia così. La Guardia di Finanza, se lo vuol sapere, in 3 giorni non è che hai bisogno del tuo codice fiscale. Però c'è stato anche questo. L'altro passo è stato le marche da bollo. Le marche da bollo non andavano bene, perché che rottura, la spugnetta, oppure attacca qua, là. Però quando abbiamo introdotto il contributo unificato, contributo unificato, devo andare alla lottomatica a pagare, e chi mi ridà quel tempo perso? Ma porca miseria, passi una vita persa dietro l'ufficio, aspetti in coda alla cancelleria, in coda all'ufficio giudiziario, e poi no, basta. Comunque, anche quello è stato introdotto piano piano in questo. Ci sono stati vari punti di legge di stabilità che abbiamo prodotto, anzi, questo io non c'entro nulla, ha deciso il 30 giugno che si parte. La macchina ha 3 ruote, va a 3 pistole, si parte, si parte. E quindi il 30 gennaio sarà fatto, alcuni atti obbligatoriamente dovranno essere depositati per. Quali sono questi atti? Questi. Chiaramente alcuni atti sono come le statuette cinesi, perché all'interno ce ne sono tanti altri, però si parte, obbligatorio si parte. E quindi questi atti si potranno depositare. Il sistema è banalissimo nella sua origine. Gli arancioni siamo noi, soggetti abilitati esterni, tramite internet accedono a un punto d'accesso, tramite accedono alla RUPA, Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, a un segmento che è la RUG, Rete Unitaria della Giustizia, che poi è composta da personale interno, quindi gli uffici giudiziari, magistrati, cancellieri e quant'altro. Alla fine si dialoga, come se dallo studio fisicamente vado nell'edificio del tribunale, qui è uguale, dallo studio vado nella nuvola, chiamiamola così, della giustizia. L'evoluzione organizzativa ha visto iscrizione al ruolo, contributo unificato, registri cancellieri online,
prima le cancellerie, cioè i registri erano cartacei, quindi erano scritti in corsivo, generalmente si prendeva il cancelliere donna, perché le donne scrivono molto meglio degli uomini, che scriveva, ho detto generalmente, non sempre. E quindi niente, poi c'erano lunghe, il registro cartaceo aveva il limite che poteva essere utilizzato una persona alla volta, e se ti beccavi quella miope davanti a te che ci metteva più tempo, tu stavi là ad aspettare, però sempre con la borsa nuova di pacca, e quindi stavi là. Poi formazione del personale era fondamentale, preparare il personale, perché i registri cartacei non andavano bene, però come dicevi, il cartaceo, cioè usi il computer, ma queste cose, io sono abituato al cartaceo. Procedure più semplici per gli operatori andavano fatte, però anche qui c'era l'innovatore pronto ad adottarle, il tradizionalista, il conservatore più reticente, però questa era per la componente umano-organizzativa. Quell'hardware, quella tecnologica, riguardava l'hardware e software per la firma digitale. Io mi ricordo che un anno al Ministero si fece una gara per aumentare la RAM ai computer. Fatto sta che montata la RAM nuova, passano 15 giorni e i valori di velocità dell'intera rete poi alla fine non, da alti si erano riabbassati. Furono costretti a mettere i sigilli, perché chiaramente una volta messe le RAM e il banco aggiuntivo, capitava che qualcuno aprisse, prendesse il banco, lo portasse a casa e le macchine ritornavano lente. Quindi c'era abbastanza. Quindi hardware e software per la firma digitale era importante, posta elettronica certificata, tunneling dell'IP, che è una forma di securizzazione dei pacchetti in trasmissione via internet, evoluzione dei sistemi open source a supporto dell'attrezzatura, cioè il sistema di tutto quanto, sviluppo connessioni ADSL e fibra performanti, perché il processo civile telematico nel 2000, che noi eravamo fin troppo sognatori, non potevo trasferire 5 megabit con una 64K, perché ci si metteva tanto. Anche lì, premiate la nostra visione, condannate la nostra non contestualizzazione con quelle che erano l'hardware del tempo. Cosa non ha funzionato? Scarso dialogo tra Ministero e Avvocatura, protagonismo istituzionale, c'è stata una forma di isteria. Io dicevo sempre, ero al Consiglio Nazionale Forense, facciamo il punto d'accesso, ma no, costa 300.000 euro, non sappiamo le regole come saranno, no, facciamolo. Il problema è che lo volevano fare già dal 2002-2003. Adesso ancora forse potrebbe forse iniziare a servire, ma dal 2002 era roba campata in aria. Influenza commerciale delle aziende. 280.000 avvocati che iniziano ad essere online sono un interesse per le aziende. Io mi ricordo che a un congresso giuridico nazionale forense ci disse, va bene, il redattore atti, facciamolo sponsorizzato. E chiaramente io ero contrario, perché dissi sì, ogni tre memorie conclusionali inviate un Mac menu al McDonald's. Abbiamo avuto anche delle altre cose che non mi hanno reso molto simpatico, perché da una parte è vero che ho smesso di occuparmi a livello governativo del processo civile telematico, perché ho detto, se una cosa non si è in grado di farla subito, facciamo un passo indietro, vuol dire che non siamo in grado. Ma dall'altra, tanto simpatico non sono stato. Se le banche finanziano il data entry delle esecuzioni immobiliari, e noi sappiamo che il data entry delle banche, le banche nelle esecuzioni immobiliari e immobiliari sono il maggior creditore, giusto? Se io devo ricevere dei soldi dall'ABI per fare il data entry in tutta Italia, per non vado a violare l'articolo 111 della Costituzione del pari equilibrio, cioè della, vabbè, ma mi viene il termine, tra le parti in un giudizio. Io non posso. Allora un domani faccio finanziare alla SIAE per tutto il diritto d'autore, però si crea disparità e non è più equilibrato il processo. Però chiaramente queste cose
non fanno comodo, perché io dicevo facciamolo finanziare, però facciamo inserire anche i dati del diritto, cioè delle sessioni sul diritto del lavoro, che là sta tanta gente che magari ha un diritto interessante. Poi ho detto no, c'è tempo solo per fare le esecuzioni immobiliari. Intenti voi. Autonomia nelle soluzioni, questo è stato anche un gap che c'è stato. Ognuno si è fatto il processo civile telematico come voleva. Legislazione incerta, qua c'è una giustificazione, è vero che è incerta perché magari il legislatore tanto non capisce, però è anche incerta perché la tecnologia non si sa mai quale adottare. Programmazione in emergenza, perché è un classico italiano. Scarsa motivazione tra gli operatori, va tutto male però è rassicurante. Intanto lo studio legale cambia. Studio legale cambia perché si parla di certificazione qualità in ambito europeo, in Francia l'hanno adottata. Management, non si può gestire, almeno noi non riusciamo a gestire lo studio se non con una base di management che ci ha insegnato come gestire tutte le informazioni. Perché? Perché i clienti vogliono tempi di risposta più rapidi, perché il mondo del web è immediato, perché se mi chiama un cliente non posso dire glielo faccio sapere domani, glielo devo dire ok, fra tre quarti d'ora la richiamo e le do le informazioni, perché non è che il web può attendere che l'avvocato Melica si vada a confrontare, sono i rettiliani. Adempimenti in materia di antiriciclaggio, formazione permanente del professionista, tutto questo incide. Io ora non so se domani avremo tempo, magari, ma c'è una cosa bellissima che è la deontologia online, quello che scrivono gli avvocati per avere online, per procacciarsi i clienti. Vedetemi, è da morire da ridere, ma anche fa tristezza. Una cosa utile che tutti abbiamo, però l'ho rimessa perché ce l'avete, su Android e su Apple c'è l'applicazione molto semplice di giustizia civile. Questa è una cosa ben riuscita, basta inserire il numero di registro, con l'anonimizzazione delle persone ci sono gli adempimenti più comuni. È comoda, ben venga. Ed è anche gratuita. Da giuristi, i giuristi sono quelli rognosi, quelli che si fanno tante domande, quelli che ostacolano tutto perché il regio decreto del 1937 dice che, dobbiamo capire che per andare online abbiamo bisogno di alcune prove, cioè di alcuni fattori che ci dicano che il documento informatico esiste, che ha validità e soprattutto come può essere trasmesso. Documento informatico è certamente una norma che ci deve dire che cos'è e come è la sua valenza. C'è stato un iter lunghissimo, questo è il punto d'arrivo, il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Questo mi servirà una penna? È importante che dare un valore probatorio al documento. Noi fino adesso siamo portati, non vi è mai capitato che un cliente vi dica avvocato poi le porto la carta? Vi è mai capitato? Perché questa è vera, un file, cioè le stesse informazioni contenute sul file che non fa rumore, che non va in una borsa e tutto quanto, si è portati per una nostra cultura a non credere che sia vero, che non sia autentico. Quindi, sino adesso noi sappiamo che per mettere... Tu come ti chiami? E poi? Calò. Chi entra adesso in questa sala ha motivo di dubitare che questa sia la firma di Alessandro Calò? No. Noi perché questa firma invece sappiamo che è di Alessandro Calò? I metodi sono due, dati dalla legge. Quali sono? Anzi, tre. Prego? Sì, per dire che questa effettivamente l'ha fatta Alessandro Calò. Sono semplicissimi. La dico io per... No,
La perizia calligrafica è la verifica che poi può avvenire in giudizio. Uno è perché l'ha fatto davanti a te e tu l'hai riconosciuto. Due, perché l'ha fatto davanti a testimoni e quindi tu hai lo scarico di responsabilità davanti ai testimoni. Tre, perché l'ha fatto davanti un ufficiale giudiziario, un notaio, un cancelliere, un impiegato della pubblica amministrazione. Quarto, perché quella che hanno le banche, che è la comparazione. Quando noi apriamo un conto corrente ci fanno firmare lo specimen, che poi all'operatore appare nel video e fa una comparazione. Quali sono i metodi in cui noi, per legge, siamo in grado di dire che questa è firmata da Alessandro Calò? In realtà, voi sapete che non è stata Alessandro a firmarla, ma chiunque entri in questo momento è portato a dire questo sei passato Alessandro, l'ha firmato. Quando si sottoscrive un documento, perché lo si fa? Perché sempre il grado di laurea ha avuto la Mont Blanc e in qualche modo la deve usare? No. Perché firmo? Perché riconosco con quella firma la paternità delle informazioni ivi riconosciute. Quindi Alessandro in questo momento ha riconosciuto che il soccorso stradale in collaborazione con l'ARTI ha fatto questo corso di formazione. Bene. Questa firmata Alessandro viene trasferito. Quando il trasferimento di questa carta è a cura di colui che si mette e lo trasferisce da un posto all'altro. Come si fa a trasportare tutto questo online? Innanzitutto online sparisce il supporto analogico, abbiamo il supporto digitale, quindi noi andiamo a firmare un file. Il file, come la carta, contiene delle informazioni. Non possiamo andare a firmare qualunque tipo di file, possiamo andare a firmare soltanto i tipi di file che permettono di non modificare le informazioni contenute all'interno. Quindi usiamo la firma digitale. La firma digitale, per legge, la posizione di firma digitale integra e sostituisce la posizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla norma. Quindi la firma digitale a tutti gli effetti è sicura la firma autografa con un vantaggio, che è come se la firmassi sempre davanti a un soggetto, un ente certificatore, che ne attesta che io in quel momento sono in possesso di quella chiave di cifratura che non è scaduta e quindi posso firmarla, che sono Mario Rossi. Dice, però non è il tuo braccio che si muove, non è il mio braccio, ma è il mio PIN, Personal Identification Number, legato all'hardware che genera la firma digitale. Quindi è un sistema sicuro. La sottoscrizione della firma digitale o il file, genero con la mia firma, con la mia chiave, con la mia chiave privata un algoritmo, un hash, un'impronta, che poi va enucleato in un ulteriore file che viene spedito. Chi riceve fa il procedimento inverso generando un nuovo hash. Se l'hash è uguale c'è garanzia di integrità e autenticità, se risulta difforme chiaramente il documento risulta modificato o alterato dopo la firma. Banalmente, se questo firma l'ha firmato Alessandro Calò, io lo porto, durante il viaggio faccio questo, chi riceve non saprà che è stato firmato Alessandro Calò. Uguale vale per la firma digitale. Se ho qui firmo Alessandro Calò e durante il viaggio arriva Alessandro Calogero, è stato manomesso, ma chi lo riceve non avrà motivo di dubitare che questo sia stato firmato da Alessandro Calogero. Il vantaggio rispetto all'analogico è che il digitale attesta maggiormente l'autenticità, perché qualunque basta un solo bit di modifica che la macchina dice attenzione, questo documento non è più rispondente al momento in cui è stato sottoscritto. Ecco perché ci possiamo fidare. No, no, se volete abbiamo tempo, domani vi firmo un atto, ve lo falsifico e vi riscontrate. Vediamo. Come lo trasferisco online?
Posta elettronica, quella che riceviamo tutti gratuitamente. Funziona? Quando noi inviamo una mail, ci poniamo delle domande. Sarà arrivato in tempo? Qualcuno l'avrà modificata? Ok, posso sempre dire non sono stato io. Perché non c'è un terzo che mi certifica il mio invio. Quando lo ricevo, chi mi ha inviato la nota? Qualcuno l'avrà modificata? Ok, posso sempre dire non l'ho ricevuta, conteneva altro. Non in questa sala, ne siamo sicuri. Non in questa sala, ci metto la mano sull'acqua. Ma è capitato a qualcuno che ha ricevuto un'email, che ha detto, che gli chiedeva un qualcosa, ha detto, sai, non l'ho ricevuta. È capitato? A me capita che dico, che mi viene l'email, sì, l'ho ricevuta, non ho avuto tempo, però... Perfetto, io dico, guarda, contattami, stammi dietro, perché sennò non ce la faccio. La posta elettronica certificata, in realtà, garantisce chi invia e chi riceve dell'effettivo invio. Questo disegnino, a cui sono particolarmente affezionato, è legato alle regole sul processo civile telematico e l'utilizzo della PEC che fu fatto nel 2004. Io mi ricordo che la difficoltà, per me, perché la Gazzetta Ufficiale chiedeva poi di un qualcosa che riassumesse, doveva andare in Gazzetta Ufficiale, che si andasse poi a replicare tutto il processo, non in tridimensionale come eravamo abituati noi a pensare, ma in questo linguaggio, perché doveva essere stampato in bianco e nero. Quindi chi lo legge è chiaro, però bisogna essere già padroni della PEC, se no, non no. Per sopperire, però memorizzatelo, ve lo spiego un po' meglio. La posta elettronica certificata replica la procedura che si fa con la raccomandata. Io ho la ricevuta di presa in carico che corrisponde al cedolino quando si va, la ricevuta di avvenuta consegna che corrisponde all'avviso di ricevimento. La PEC funziona così. Funziona tra punti di accesso certificati. Quindi se io da Gmail spedisco una PEC, non funziona come dovrebbe funzionare. Certo, il messaggio lo riceve, però non ha quella valenza giuridica. Se utilizzo due PEC, sì. Come faccio ad accorgermi che sono due PEC? Dal fatto che nel dominio c'è l'estensione PEC.qualcosa o certmail, comunque se conosciuta. Quindi, da punto d'accesso, fate finta che qui c'è Alessandro Calò, qui c'è Rossella D'Onofrio. Alessandro spedisce un messaggio a Rossella e invia la busta, quindi il messaggio email, al suo ufficio postale, al suo punto d'accesso. Se allegherà un documento, quel documento dovrà essere firmato digitalmente, perché la PEC da sola è la busta. Poi la vediamo meglio dopo. L'ufficio postale di Alessandro trasferisce all'ufficio postale, anzi, innanzitutto dice ad Alessandro, prendo in carico questa tua mail, questa tua busta, e dentro c'è anche un allegato, e prende e gli dà la ricevuta. Il punto d'accesso, l'ufficio di Alessandro trasferisce all'ufficio di Rossella il nostro messaggio con un'altra attestazione, l'ufficio di Rossella invia una ricevuta di accettazione e pone a carico del punto di consegna, quindi della casella di posta elettronica di Rossella, il messaggio di Alessandro. Dopodiché Rossella deciderà quando vuole di aprire la busta, però Alessandro riceverà immediatamente una ricevuta di avvenuta consegna, che vale a tutti gli effetti come un atto consegnato. Rossella potrà anche assentarsi dalla PEC per 6 mesi, non ha importanza. La PEC avrà detto, io, così come l'ha raccomandata, ti ho dato questo. In ambito forense, la raccomandata, il fax, la posta elettronica certificata hanno delle valenze giuridiche. Economia, garanzia, sicurezza e comodità. Lettera raccomandata, economia, costa quasi 4 euro. Garanzia, alta. Se non arriva, comunque ho la prova che io l'ho inviata. Sicurezza media, perché se non arriva non arriverà per sempre, è
mi scadono dei termini, comodità bassa, scarsa, nulla, perché devo andare all'ufficio postale in determinati orari e consegnarla. Fax, io qua metterei tutto evitatelo. Noi siamo uno studio legale che non pubblicizza il suo numero di fax. Noi non vogliamo avere... Ma voi ci avete un fax? No. È bello che anni fa, siccome vedevano che non avevano il fax sul sito web, avevamo tutti quelli che venivano a venderci il fax. Io dicevo, tu sei portatore di un mezzo illecito, non lo prendo. Perché il fax, io posso costruirmi la ricevuta di aver inviato un qualcosa ad Alessandro e Alessandro non sa neanche che esista questa cosa. Quindi togliete i fax dai vostri studi. La PEC, sì, costa 5 euro, ma posso inviare 1 milione di mail all'anno. Garanzia alta, se qualcosa non funziona lo so immediatamente. Sicurezza alta, perché c'è un terzo certificatore che mi attesta del trasferimento. Comodità, ce l'ho sul computer. Un po' vedo YouPorn, un po' mando una PEC, si è fatto. Varie disposizioni che hanno obbligato i soggetti a dichiarare la propria PEC, gli avvocati sono stati attentissimi, su 280.000, 10.000 l'hanno data. La PEC applicata al sistema giustizia è banalissimo. L'avvocato trasferisce il proprio atto tramite il punto d'accesso al gestore centrale, che invia ricevute varie, che vanno nel fascicolo, repository, attività compiuta. Cambiano i nomi, ma il procedimento è quello. Cancelleria deve comunicare qualcosa agli avvocati, invia la comunicazione, raggiunge gli avvocati, ricevute di consegna, fascicolo. Qui leggete CP e CPT. Quando c'è nata la PEC prevede che io invii 5 giga, mi ritorna 5 giga. La CP e CPT invece, inviavi 5 giga, ti arrivava soltanto l'hash di ritorno. Siccome avevamo le connessioni lente, ci siamo chiesti, se 100 persone inviano 5 giga allo stesso minuto al Ministero, e il Ministero deve rispondere con 5.000 giga, qua si blocca tutto. E allora ci inventiamo la CP e CPT. Concludendo, sono trascorsi 13 anni da quel gruppo che... Esperienze europee molto più avanti. Quale futuro ci aspetta? Non lo so. Ne parlavo prima con dei colleghi, c'è il problema dei tribunali che sono stati soppressi perché il numero di ruolo non corrisponde, è stato assorbito da altri uffici giudiziari, però se io mando a quel numero di ruolo del tribunale di Tolmezzo non si sa dove arrivi, perché quindi abbiamo dei problemi organizzativi. In più abbiamo fatto al lupo per tanti anni, io mi ricordo annuncio ministro Mastella, annuncio ministro Castelli, ogni volta mettevo la cravatta bella con l'abito, dicevo ah, ci siamo, poi tornavo, dicevo no ma guarda che Melica, che lo so che tu ci tieni, però dobbiamo ancora aspettare, non siamo pronti, ma che mi fa, poi non dicevo perché no. Aspetto sociale, ci tengo tantissimo, 3 minuti di attenzione, poi ognuno per la sua strada. Aspetto sociale, io perché credo nel processo civile telematico? Ma fortemente. Uno, per quello che vi ho raccontato prima. Due, perché pari opportunità per gli operatori. Io ho scelto questa professione perché vedevo i film di Perry Mason da piccino e mi dava l'idea che questo fosse realmente uno che faceva del bene, portava la giustizia, salvava gli innocenti in tribunale. E quindi io ci ho creduto perché un'attività proprio bella, che tu dici, guarda, non mi chiama il giustiziere, no, il paladino della giustizia, dove arrivo io c'è giustizia. È una cosa che a me mi ha affascinato. Poi arrivo e siamo messi male. Questa professione era una professione misogena, chiusa alle donne. Oggi è velatamente misogina. Perché io conosco, cioè ho delle colleghe, anzi sulla carta sono di più le colleghe rispetto agli uomini oggi, però ho delle colleghe che rinunciano agli aspetti bellissimi della vita. Vorrei avere un figlio, ma sai, poi con il lavoro. Perché
Voi trovate facilmente uno che, mi rivolgo alle signore, alle colleghe, uno che vi sostituisca in udienza piuttosto, senti, devo notificare, mi vai a fare l'accesso all'ufficio giudiziario? Quando? Domani mattina alle 4:30. Oh Gabriele, ti voglio bene, però trovo un altro. E poi le udienze, i servizi di cancelleria in udienza, via, per scrivere quelle due corbellerie che si scrivono, si trova. Ma i servizi di cancelleria, perché non ci deve essere pari opportunità tra uomini e donne? Perché non ci deve essere pari opportunità fra i colleghi maggiormente abili, quelli che comunemente chiamano i diversamente abili, e noi? Io mi sono fatto male per... non vado in tribunale, che saranno anni, sono in Cassazione, ma... l'addormono, però. Però mi sono fatto male, sedia a rotelle 2 mesi, ero tagliato fuori. Poi chiaramente viziato, mi hanno montato 46 pollici in camera, avevo la DSL a fibra ottica, scaricava 92 megabit al minuto, ero viziatissimo che avevo tutti vicino. Però quante altre persone per un problema fisico sono tagliate fuori da questa professione? E quindi questo non va bene in una professione intellettuale che serve per la giustizia. Dignità nello svolgimento della professione forense. Non ditemi che è dignitoso. Buongiorno cancelliere. Che vuole? Senta, vorrei fare per piacere. Io sa, non voglio... Cioè, una persona che noi detestiamo, odiamo, perché poi sono tutti bravi, ma poi c'è sempre qualcuno proprio antipatico, quell'arcigno che gode del fatto che ha le chiavi. Ma io devo andare in udienza. Mi può dare le chiavi, la prego, tipo Fantozzi. Io sono nato per essere Fantozzi. Mi stava pure sul culo quando c'era il film. E noi, dite la verità, facciamo tutti un po' i leoni, però poi... Per piacere, posso prendere il fascicolo? Ma come sta bene oggi? Per te posso ammazzare a te tutta... E questo lo chiamate dignità. Io quando leggo il codice deontologico che dice la dignità, la probità dell'avvocato, ma rendetemi un lavoro... Non c'è dignità, non c'è dignità. E questo mi rode. Se per ultimo ha la pari opportunità per gli operatori, principale. Alla dignità nello svolgimento della professione forense principale, si aggiunge efficacia degli uffici giudiziari, ben venga. Però i primi due punti per me sono imprescindibili. Io ho finito, 7 meno 2 minuti, sono stato di parola. Grazie.